Ciao amico del My Lab. Allora dai, non ho il cappello di Babbo Natale oggi, ma questo è un quiz tipicamente natalizio. Allora, ti faccio una domanda. Tra questi due cibi qua, biscottini, pasticcini, oppure un bel pan d'oro di quelli freschi da forno, o magari neanche tanto freschi, però comunque un buon pan d'oro zuccherato, coi canditi, l'uvetta e tutto quanto. Quale di questi due alimenti sarà migliore dal punto di vista della glicemia secondo te? Hai solo 3 secondi per rispondere. 3, 2, 1. Per rispondere la cosa ovvia, cavolo, nessuno dei due è un buon alimento. Ma dai, lo sapevi, non raccontiamoci balle, lo sapevi, giusto? Quindi, se tu anche solo mangi una 30 di grammi di ciascuno di questi alimenti qui, il tuo zucchero nel sangue avrà un picco, punto e basta. Ma lo sapevamo. Successivo. Qua è un po' più tricky, vorrei dire, un po' più ingannevole. Allora, tra un bel pandoro, che tutto sommato è equivalente al panettone, e un mandorlato, Colonia Veneta è una delle zone in Italia più rinomate per l'ottimo mandorlato che produce. Quale sceglieresti? Allora, in virtù del fatto questo pandoro contiene solo carboidrati, praticamente al 90%, e questo mandorlato invece contiene un sacco di mandorle per la gran parte del suo peso, il mandorlato vince. Non ti so dire quanto ne puoi mangiare prima di avere un picco, perché attenzione, comunque nel mandorlato c'è miele, ci sono zuccheri, quindi non è che sto dicendo che sia un alimento buono dal punto di vista della glicemia. Diciamo che è molto molto meno peggio del pandoro o di altre cose che somigliano al pane, d'accordo? Piccola puntualizzazione per quelli che cercano sempre di dimagrire. Allora, quando io sto parlando di cibi che hanno un basso impatto glicemico, non sto dicendo che questo equivale anche a cibo che ti farà ingrassare poco. Perché comunque se un cibo è pieno di grassi, certamente ti fa ingrassare, d'accordo? Il famoso lardo cotto nello strutto fritto non darà degli impatti glicemici, ma ve l'ho già detto, creerà comunque degli altri impatti, se non altro i trigliceridi, i famosi trigliceridi che ogni tanto ci leggono nelle analisi del laboratorio, aumenteranno e andranno a riempire di ciccia i nostri tessuti adiposi. Sul grasso faremmo molte, molte altre puntate, ma non adesso che stiamo parlando della glicemia, d'accordo? E comunque sto grasso non va demonizzato come lo è stato fino adesso. Ho un sacco di libri che fra poco vi proporrò di leggere insieme a me, che riguardano il fatto che il grasso è un ottimo alimento purché tu lo sappia scegliere, lo sappia abbinare bene, eccetera, eccetera. Ma bando alle ciance, torniamo al nostro quiz senza responsabilità sulla glicemia, ok? Allora, delle meringhe con sopra la cannella, che tutti dicono che sta cannella va a diminuire l'impatto glicemico, è vero, ma dovresti prenderne una carrettata, il che fa veramente schifo, oppure una tisana ai frutti di bosco senza miele e senza zucchero. Beh, dai, questa risposta è ovvia, banale, potresti berne una cisterna e ovviamente l'acqua calda non ti darà nessun impatto glicemico. Anzi, addirittura volevo farti notare una cosa, se tu continui a bere molta acqua, ricordati che stai dando l'elemento più prezioso affinché le reazioni metaboliche del nostro corpo avvengano. Quindi il bere tanta acqua non è di per sé dimagrante o che fa migliorare il metabolismo, ma fa avvenire le reazioni biochimiche del corpo, d'accordo? Quindi far avvenire le reazioni biochimiche del corpo dandogli tutti i componenti necessari è una gran bella manovra. Ecco perché noi nel MyLab promuoveremo molto il fatto che una persona scopra quali sono le sue carenze nutrizionali. Se uno beve poca acqua, caspita, questo qua quando comincia a bere parecchia acqua avrà un miglioramento incredibile. Se uno ha poche vitamine o pochi minerali nel sangue, quando lui andrà a integrare proprio la cosa che gli è carente, caspita, avrà dei grossi miglioramenti. Noi puntiamo a questa cosa qua. Legumi. Cavolo, ho dimenticato proprio le lenticchie che sono, come dire, il piatto tradizionale del Capodanno. Però ne approfitto per parlare di due legumi abbastanza importanti, i piselli e i lupini. Ma voi, prima di leggere i Malavoglia, sapevate cos'erano i lupini? Io no, e quando dopo ho letto i Malavoglia mi è anche passata del tutto la voglia di mangiarli.
Peccato perché questi lupini, a parte il fatto che hanno un basso indice glicemico e lo dimostra questo diagramma, vedete, i piselli sono un buon cibo e non vuol dire che sono un cibo da bollino rosso, però diciamo che oltre i 200 grammi, che è un piattino, è una porzione grande così, ti daranno un picco glicemico perché hanno un discreto contenuto di carboidrati pur essendo un legume, una verdura, d'accordo? I lupini invece hanno un carico glicemico veramente molto basso, ma è saltato fuori di recente da degli studi scientifici che contengono una proteina che favorisce l'assorbimento del glucosio da parte delle cellule muscolari. Ed è proprio quello che vorremmo che succedesse quando noi abbiamo la glicemia che si alza. Questa proteina si chiama gamma conglutina e aiuta a far entrare appunto il glucosio dentro le cellule muscolari. Non si tratta di un effetto mostruosamente potente, non pensiate che questo sia un farmaco o qualcosa del genere. Però diciamo che non basta, ma aiuta. Anche qua però, cerchiamo di capire, adesso faccio un po' il serio, a parte le boiate che dico sempre, faccio un po' il serio. Se a me manca acqua, perché bevo poca acqua, perché ho una cattiva abitudine di bere poca acqua, o perché il mio corpo ne richiede quantità superiori alla media, è inutile che io vada a prendere i lupini che in qualche maniera dovrebbero far bene alla glicemia e invece io ce l'ho sballata. Magari è la mancanza d'acqua. Oppure se io ho una carenza di vitamine B, che vi ricordo essere quelle vitamine che servono a far avvenire la metabolizzazione del glucosio all'interno dei mitocondri, le centrali elettriche della cellula, beh, è inutile che beva tanta acqua, che magari ne ho già abbastanza. Aumentare l'acqua non mi darà nessun vantaggio. Quando invece comincio a prendere vitamine B, caspita, lì avrò un miglioramento della Madonna. Quindi, non sto facendo discorsi a taglia unica. Mangiate questo, bevete questo, fate questo e andrà bene per tutti. Non è questo il discorso. Non funziona, ci vuole la personalizzazione in tutto, d'accordo? Quindi, comunque, di questi lupini, a parte il discorso della gamma conglutina, sappi che ne puoi mangiare veramente una quantità enorme e non avrai grossi problemi di glicemia, anzi, probabilmente stai aiutando la tua glicemia a restare controllata. Qua ti do una piccola sorpresa. Sì, è vero, non sono per forza dei cibi o dei frutti, come dire, natalizi o famosi durante le feste, ma prova a immaginare quanti sono i grammi di uva o di mirtilli, che vedi qui in foto, che puoi assumere, che puoi mangiare, senza avere picchi glicemici. Beh, quando io ho visto il dato sono stato abbastanza stupito perché sono abituato a pensare che entrambi siano dei cibi molto dolci. Il sapore, la sensazione, la palatabilità di questi due cibi è piuttosto alta, cioè danno una sensazione di dolcezza notevole. Ma guarda qua! Puoi arrivare a quasi 700 grammi di mirtilli prima di avere un picco glicemico, mentre con l'uva, l'avevamo già visto in un altro video, si ferma a 120. Interessante, no? Quindi i mirtilli hanno questa caratteristica qua. Ci sono altre cose da dire, sono anche pieni di fruttosio per altre cose, quindi non è che vi sto consigliando di strafogarvi di mirtilli, ma se dovete proprio strafogarvi, beh, farlo di mirtilli sarà meno impattante sulla glicemia di farlo con l'uva, ok? Anche questo è abbastanza non intuitivo. Vado subito al dunque e vi dico che la banana ha un impatto glicemico superiore a quello dell'ananas. L'ananas può essere assunto in ben 200 grammi prima di cominciare a dare un colpo di glicemia. Tra parentesi, lo sapevate che quasi gli unici succhi di frutta commerciali che trovi in giro che non hanno zucchero aggiunto sono i succhi di ananas? Perché l'ananas è così dolce di suo, perché ha un mix di sostanze acide, aspre e di zuccheri buoni, buoni dal punto di vista del sapore, che non richiede di essere ulteriormente zuccherato con zucchero aggiunto. Quindi se tu prendi un succo, per esempio, non so, di pesca, praticamente sempre lo troverai strapieno di zucchero aggiunto, mentre quasi mai il succo di ananas ha dello zucchero aggiunto. Tienine presente quando tuo figlio al bar chiede di farsi un succo di frutta. I succhi di frutta sono delle bombe glicemiche in ogni caso, ma quelli di ananas almeno hanno questo vantaggio di non avere zuccheri aggiunti e puoi berne, meglio, puoi mangiare ananas, quindi ananas il frutto, non il succo di frutta, per ben 200 grammi, due etti, prima di avere un picco glicemico. Non male, no? Qua vi voglio tutti quanti, questo non è cibo, giusto?
e si parla di vitamine. Tra parentesi, mi viene da ridere perché quando ero piccolo io e parlavamo di vitamine, io e mia mamma, mio papà, le persone che conoscevamo, pensavamo sempre solo alla vitamina C. Non è capitato anche a voi? Praticamente, sai, magari avevo le ulcerette in bocca e il dottore diceva che era una carenza di vitamine, allora si prendeva la vitamina C. Hai preso gli antibiotici, si sa che gli antibiotici causano una carenza di vitamine, allora ti davano la vitamina C, come se C fosse sinonimo di qualsiasi vitamina. Non so se è successo anche a te, ho notato questa cosa ed era un po' un'idea fissa nel mio immaginario di bambino che tutto sommato resisteva ancora adesso e diciamo ho trovato con i miei studi sulla biochimica, no? Ti faccio una domanda, se tu devi scegliere tra assumere vitamine del complesso B o la vitamina C, secondo te quale di queste due sarà probabilmente più impattante sulla glicemia? Ti anticipo che una di queste due è più utile dell'altra per far sì che la glicemia venga abbassata dai meccanismi naturali del corpo. Dai, ti lascio qualche microsecondo per pensare, scaduto il microsecondo. Non ti do le quantità, ma in effetti la vitamina B molto spesso è carente nelle persone e quindi il metabolismo degli zuccheri che avviene dentro la cellula è un po' scarso, è un po' frenato perché gli mancano gli ingredienti. La vitamina B è un catalizzatore, qualcosa che fa avvenire velocemente le reazioni del ciclo di Krebs, che se vai a vederti sui libri di biochimica è quella serie circolari di reazioni chimiche che metabolizzano appunto il glucosio e lo trasformano in energia utilizzabile dalla cellula. Attenzione, la vitamina C non ha un impatto negativo sulla glicemia, ho solo messo il bollino rosso perché lei non concorre quanto le vitamine del complesso B a far avvenire appunto le reazioni biochimiche di assimilazione e utilizzazione del glucosio, ok? Bene, dai, ho fatto un po' di quiz che sono sempre ben accetti. Sono sicuro che tu hai delle altre domande e ti prego, per favore, metti delle domande tu. Dimmi tu che cibi vorresti ti fossero spiegati dal punto di vista della glicemia. Come sempre ti dico, siccome è Natale siamo tutti più buoni, e mettilo sto like sul video, no? E iscriviti su questo canale YouTube, giusto? E invita qualche amico a iscriversi al canale del MyLab. Ciao e buone feste ancora!